Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi e oggi farò vedere come è stata prodotta Never Lose Me di Flo Milli da Garou. È un beat veramente molto molto semplice, ma veramente fighissimo, infatti sta andando fortissimo e super virale ultimamente. In realtà questa strumentale la trovate anche su YouTube perché è un type beat di qualche anno fa ed era stato già utilizzato anche da altri artisti. Il sample è una canzone giapponese che si chiama Anata Gairu Jinsei, sicuramente l'ho pronunciato malissimo. E quello che ha fatto il produttore con questo sample è semplicemente prenderlo, strecciarlo a tempo, quindi è abbastanza veloce, siamo a 122 rispetto al pezzo originale ovviamente. E poi ha preso semplicemente il primo accordo del sample e l'ha ripicciato sopra e sotto per creare una progressione leggermente diversa da quella originale. In poche parole ha preso il primo accordo e l'ha pitchato prima sopra di 9, creando questo effetto così. Quello che ho fatto io per stracciare il sample è semplicemente allinearlo in parte alla griglia. Infatti qui ho messo sul secondo beat la voce. E ovviamente l'ho confrontato col pezzo originale per cercare di metterlo più a tempo possibile. E poi lo stesso accordo l'ha pitchato sopra di 4. E in più l'ho pitchato anche sopra di un'ottava. Quindi si crea praticamente questa progressione che sarebbe una 1-5 se non sbaglio in scala Lydian. Il secondo campione probabilmente è stato stracciato anche in maniera più veloce. Sinceramente non so se questa è stata una scelta voluta o semplicemente ha utilizzato un campionatore che non ha messo il sample in stretch e quindi ogni volta che cambiava nota il sample suonava o più veloce o più lento e quindi si è creato questo effetto, ad esempio su questo accordo è più veloce mentre su questi due accordi finali che sono sotto di un'ottava sono più lenti. Qui poi sta utilizzando un terzo chop, è praticamente lo stesso accordo ma sotto di un'ottava e poi qui abbiamo lo stesso accordo dell'inizio ma sotto di un'ottava quindi è più lento. Quindi se andiamo ad analizzare la teoria musicale viene fuori una roba di questo tipo più o meno. Sono solo due accordi, quindi il primo e il quinto della scala, in questo caso F sharp Lydian, sarebbe se non sbaglio la A sharp minor. E sono due accordi di settima, quindi abbiamo F sharp major 7 e C sharp major 7. La voce di sottofondo sta semplicemente rinforzando le due settime, quindi F e C. Sopra credo che ci abbiano messo giusto un po' di EQ per tagliare le basse, ma per il resto il sample viene fuori così. Quello che ha fatto per non renderlo troppo noioso è modificare dalla terza barra in poi questo campione qui. Quindi in poche parole ha utilizzato questo campione, quindi l'accordo sotto di un'ottava, e l'ha statterato in questo modo. Che sicuramente ci dà un feeling più di energia perché ovviamente è nell'ottava più alta. Ogni tanto poi ha deciso di aggiungere anche un synth molto particolare. L'ho ricreato con Serum, un synth molto semplice credo. Abbiamo due onde saw, in realtà una onda saw e una triangolo, con un bel po' di detune e anche un po' di fine shiftato verso l'alto. Ho filtrato le due onde più o meno a 1500 Hz e poi ci ho applicato una distorsione, un reverbero, un po' di EQ. E le note che sta suonando sono queste. Non ci si fa molto caso, ma è comunque un elemento molto importante perché ci permette di creare un po' di variazione, perché come potete vedere l'arrangiamento è molto molto statico, c'è la batteria in loop tutto il tempo, il sample in loop tutto il tempo, quindi questi piccoli cambi sia a livello di drums che a livello di questi synth che entrano e escono sono molto utili appunto per creare questa variazione in più. Quindi passiamo alla batteria, clap molto semplice sul 3. Hi-hat quasi tutti dritti, un po' di raddoppi qua e là. E infine un triangolo sul 3 e poi sul 2 e sul 3. 808 segue le root note con questo pattern molto semplice. In quello che dovrebbe essere il primo ritornello entra anche un open hat sul 2, questi counter snare sulle varie. Ogni tanto c'è anche un kick che va a rafforzare un po' l'808. Per il resto questo è tutto, quello che sta facendo alla fine è semplicemente suonare il sample completo, un po' filtrato e questa è la produzione. Questo era tutto per il beat di Never Lose Me di Flo Milli. Come sempre ricordo di lasciare un like e iscrivervi se il video vi è piaciuto. In descrizione vi lascio il link al Patreon se vuoi supportarmi, scaricare FLP, vedrei gli aggiuntivi, scaricare sample pack, Bitzer se acquistare il beat drum kit e Instagram se vuoi seguirmi per tutti gli aggiornamenti. Bella, al prossimo video.